Tadej Pogačar, il vincitore dell'ultimo Tour de France, il vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, una doppietta storica che non vedevamo da 26 anni, ma oltre a quello quest'anno ha vinto altro, ha vinto anche una Liegi-Bastogne-Liegi ed Strade Bianche. Nel suo palmarès troviamo tante altre corse, troviamo altri due Tour de France, due podi al Tour de France, un podio alla Vuelta a Spagna, un'altra Liegi-Bastogne-Liegi, tre giri di Lombardia, un giro delle Fiandre, un Amstel Gold Race, una freccia pallone, un bronzo alle Olimpiadi, un bronzo ai Mondiali e chissà cosa ci aspetterà in futuro per Tadej Pogačar. Tadej Pogačar che è nato il 21 settembre del 1998. 1998, l'anno proprio in cui Marco Pantani riuscì a fare la doppietta Giro Tour. Doppietta che in tutti questi anni sembrava impossibile. Ma Tadej Pogačar ci ha fatto vedere quest'anno che con apparente facilità è riuscito a cogliere una doppietta storica. E chissà quante altre vittorie riuscirà a portare a casa questo fenomeno. Ma vi chiedo a voi, secondo voi Tadej Pogačar com'era nelle categorie giovanili? Nel mondo del professionismo stiamo vedendo che Tadej sta dominando da quando è arrivato dal 2019, che è approdato al team UAE e già nella prima stagione è riuscito a vincere diverse gare e piazzarsi già nel podio di un grande giro che è stato la Vuelta a Spagna, per poi nel suo secondo anno professionismo già vincere il Tour de France nel 2020, quel bellissimo tour dove riuscì a strappare la maglia gialla a Primoz Roglic nell'ultima cronometro, facendo un numero che nessuno si aspettava. E da lì in poi le gare che ha vinto Tadej sono state tante. Ma ritorniamo alla domanda che vi ho fatto prima: com'era Tadej Pogačar nelle categorie giovanili? Perché ho corso contro di lui per la bellezza di 6 anni. L'ho visto crescere da quando era piccolino fino a quando ha iniziato a vincere. In questi 6 anni, che sono stati dal 2011 al 2017, ho visto il suo cambiamento e tante volte ho avuto la possibilità di correrli contro, di andare in fuga assieme e di giocarmi delle gare con lui, come in questa foto che state vedendo, dove ci trovate tutti e due assieme nel podio, lui a sinistra in seconda posizione, io a destra in terza posizione. Foto che, se andate a spulciare indietro nel tempo, potete anche trovare nel suo profilo Facebook. E devo dire che quella foto me la custodisco come un vero e proprio cimelio, perché ho avuto l'opportunità di correre assieme a questo grande campione. E mi mangio le mani perché in quel momento non ho vinto, anche se potevo vincere, ma sono stato un pollo. Ma questa è un'altra storia, se la volete sentire scrivetelo pure qua sotto nei commenti. Volevo un attimo soffermarmi sulle prime foto che ho con lui. Correva l'anno 2011-2012, quindi le prime gare che si facevano da esordienti, in questo caso le prime gare dove io e anche Tadej ci scontravamo in gare internazionali, perché io essendo friulano, lui essendo sloveno, sono come in due regioni vicine e quindi per questo molto spesso abbiamo corso contro. E vi faccio vedere giusto qualche foto sua per far vedere il cambiamento che ha fatto. Un corridore che era molto piccolino, meno sviluppato di me in quel caso, ma una cosa non è cambiata in questi anni: il suo modo di correre. Tadej è sempre stato un attaccante. Una volta ci provava, ma non riusciva a concludere niente. Ovvio, erano gare molto diverse rispetto a quelle che sta correndo adesso e non era forte come era adesso. Infatti immagino che in quegli anni, 2011-2012, non ha mai fatto una vittoria. Era in una squadra forte slovena e aveva altri compagni di squadra molto più forti. E purtroppo in quegli anni non si usavano molto i social come si utilizzano adesso, se no avrei avuto tante altre foto in più da farvi vedere assieme a lui. Andiamo avanti col tempo, passa la stagione, facciamo il salto di categoria e parliamo della stagione 2013-2014, che è anche la stagione 2014, soprattutto, dove ho questa foto in un podio assieme a lui. Tadej è cresciuto, si vede già dalle foto, ovviamente è cresciuto di statura, ma come tutti anche gli avversari che aveva e che avevo io in quel momento, perché essendo passati 2 anni a quell'età è normale che il corpo si sviluppa e lui inizia a svilupparsi un po' l'altezza, perché rimane comunque abbastanza basso, però inizia ad essere più muscoloso e si vede dalle foto, e da là inizia a cogliere i risultati. Non a caso nel 2014 riesce a diventare campione nazionale sloveno. In Italia non ha fatto vittorie in quegli anni, però è riuscito a vincere il campionato nazionale sloveno. E come vi ho accennato prima, il suo modo di correre è quello che l'ha aiutato a cogliere quella vittoria. Il suo modo di correre, che in quegli anni era molto simile anche al mio, perché andavo spesso in fuga, perché era l'unico modo che avevo poi di giocarmi le gare, non essendo molto veloce, ma comunque avendo un buono spunto veloce e tenendo bene in salita, ma non essendo il più forte anche là. E quindi molto spesso ci scontravamo assieme e molto spesso mi trovavo in fuga con lui. Purtroppo, come vi ho accennato prima, i social non erano molto utilizzati
utilizzati, perché in una gara uscì proprio un articolo di giornale dove nessuno dei due ha vinto, ma elogiavano i due corridori più combattenti, che eravamo proprio io e Taddei. E purtroppo, essendo quell'articolo in un foglio di giornale, l'ho perso. E niente, se fosse stato nei social avrei avuto lo screen e sarebbe stato molto più difficile perderlo. Quindi è un gran peccato. Ma andiamo avanti col tempo, perché passa quella stagione e arriviamo alle ultime due stagioni che ho corso contro Taddei, quindi la stagione 2015-2016. Le due stagioni da juniores, quindi iniziano a essere gare più lunghe, gare più internazionali. Ci ho corso un po' di meno perché lui, correndo in Slovenia, ha avuto la possibilità di fare tante più esperienze all'estero, grazie alla nazionale slovena, che già in quegli anni aveva un bel movimento e faceva correre i loro corridori, quelli più promettenti soprattutto, in giro per l'Europa. Questa cosa penso che ha funzionato molto bene, e se guardiamo quanti campioni ha la Slovenia attualmente, si nota che in quegli anni ha lavorato proprio molto bene. Ma comunque le possibilità di correre assieme ci sono state, abbiamo corso tante più gare, e dalla Taddei però ha iniziato a vincere. Però comunque faceva più fatica a vincere in quegli anni rispetto alla fatica che fa adesso, perché adesso vince con una facilità assurda. In quegli anni vinceva, ma non così facilmente. Sembra molto strano da dire, ma è così. Taddei si è ancora sviluppato poi in quegli anni, e vi ho detto prima che ha iniziato a vincere, ha iniziato a correre un po' diversamente, quindi è stato sempre un corridore molto attaccante, però quando attaccava tante volte poi andava a segno. Vi lascio qualche foto in sovrappressione delle poche che ho trovato contro di lui. In quell'anno poi andò a vincere anche il Giro della Lunigiana, una delle gare a tappe più importanti per gli juniores. Vinse dominando il piccolo Giro di Slovenia, che ho fatto anch'io. Si correva in un circuitino, gara molto strana, perché il primo giorno si faceva un prologo da 800 metri con 4 curve e un piccolo pezzo di pavé. Il secondo giorno si facevano 40 giri in un giretto, e il terzo giorno si facevano 30 giri sempre in quel giro. Una gara strana, comunque carina, che ha visto poi andare a vincere Taddei. Dal 2017 in poi io non ho più corso, Taddei ha ovviamente continuato a correre con la stessa squadra, che era una squadra poi Continental. Nel suo primo anno da Under 23 Continental non ottenne grandissimi risultati, vinse la maglia di miglior giovane al Giro di Slovenia, comunque una gara assieme pro, arrivò terzo al Giro di Ungheria. Poi nel 2018 invece vinse la Coppa delle Nazioni degli Under 23, vinse il Tour dell'Avenir e il Giro del Friuli. Quindi dal 2011 in poi vi ho fatto vedere proprio questa crescita progressiva di Taddei Pogačar. Dal 2019 in poi passa al Team UAE, diventa professionista e inizia a vincere tutto quello che abbiamo visto. E fino ad ora ha colto tantissimi risultati, prima non vi ho accennato, le 17 vittorie al Tour de France fino ad ora. Che se pensiamo che Taddei ha solo 25 anni adesso, non sappiamo ancora quanti anni di carriera farà, ma penso sicuramente almeno 5 anni a questo livello li può fare, e potrebbe insidiare secondo me il record che ha appena fatto Mark Cavendish di 35 vittorie, perché se guardiamo le interviste che ha fatto in questo Tour de France, una volta l'ha accennato. Mark Cavendish winning all these sprint stages, I was thinking is from another planet and that is not reachable, and if you chase your dreams, you can catch them. Ah, you're going for Mark Cavendish's record now? No, I just said in next. Ha detto che non gli interessava il record, però l'ha accennato, quindi secondo me una mezza idea nel provare a batterlo ce l'ha, e di occasioni ne avrà sicuramente tante. E detto questo, però, spero che questa storia vi sia piaciuta. Mi raccomando, lasciate pure un commento qua sotto, sono molto curioso a sapere cosa ne pensate della carriera di Taddei Pogačar e di quelle volte che abbiamo corso contro. E se siete arrivati a questo punto del video, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina se non l'avete ancora fatto, e non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. Ovviamente è gratuito per voi, ma per me può fare una grande differenza, e se lo fate siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.